Ho fatto fare una corsa e sono sudato per venire qua, cioè, ero in ritardo. Faccio solo una piccola introduzione. Tanto buonasera a tutti. Buonasera a tutti dire. quanti. Eh? Naturalmente tutti conoscete Walter Mazzarri, quindi fa anche quasi ridere parlare di conferenza di presentazione di una persona che è stata quattro anni a Napoli, però comunque questa è a metà tra presentazione e, eh, e diciamo, presentazione della partita di Bergamo. Il mister ci teneva a dire che ha ricevuto una quantità di messaggi, di congratulazioni, di auguri, di saluti da un numero tale di persone che non è riuscito e non era possibile rispondere a tutti, si scusa, ma col cuore risponde a tutti quelli che non hanno ricevuto la sua risposta. E adesso io direi che possiamo cominciare, vai Guido. Cominciamo con Sky. Salve, bentornato, bentornato Mazzarri. Ciao, le, le volevo chiedere se ci può raccontare questi suoi primi giorni. Di Sono no... emozionato ragazzi, <ride> <ride> giuro. Dopo 23 anni di carriera mi avete fatto riemozionare. Vabbè. Quindi se, 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 ci se ci può raccontare questi giorni e soprattutto oh, se pensa da questi primi giorni che questa è la squadra più forte che lei abbia mai allenato. Allora, eh, cominciamo... Allora, eh, sicuramente sì, parto dalla fine così. In eh, questi giorni, poi devo stare attento a come parlo perché sono famoso per lamentarmi, quindi ora c'è un altro Mazzarri, non mi lamento più. Quindi sono stato bene, ho dormito 12 ore al giorno. Perché... Non è stanco? Non sono stanco, non sono... ora sono, ero un campo un'ora e mezzo fa, mi hanno fatto fare la doccia con calma e sono venuto no davvero via. tutto bene è vero il gruppo ha visto da fuori è chiaro poi visto quello che hanno fatto con Spalletti un capolavoro l'anno scorso eh, era un piacere vederlo mi emozionavo a vedere il Napoli perché giocava bene in Italia fuori è stato un, come si può dire un qualcosa di bello davvero per tutti anche gli italiani penso perché era un, bel, un bellissimo calcio i ragazzi giocavano bene eh, grande organizzazione era un piacere vederlo Dico, è vero che quando ti vedi una squadra così, uno che ha fatto l'allenatore per 23 anni, spera di poterli allenare. Grazie, a, grazie al presidente che mi ha chiamato penso di allenarli almeno fino a fine anno. Yolanda De Rienzo, Sport Italia. Salve mister, ben trovato e buon lavoro. <ride> mi collego un po' alla prima domanda perché questo Napoli comunque viene da un momento difficile. E allora, quando si è incontrato con i ragazzi, con la squadra, che cosa vi siete detti? Vi siete dati degli obiettivi per questa stagione? Ma guardi, la cosa che penso sia abbastanza facile dire è che essendo appunto uno che è 23 anni che è nel calcio, che anch'io insomma anche se non ho vinto scudetti, voi sapete se ho vinto anche insieme a una Coppa Italia, che era una Coppa Italia dopo mi sembra 23 anni dove Napoli non vinceva niente. E ho visto cosa è successo dopo la vittoria, che anche quando ero io con la Juventus. Se vi ricordate, è chiaro che ai ragazzi ho detto che probabilmente una squadra che non è abituata a vincere scudetti era quasi fisiologico che pagasse qualcosa quest'anno, ma anche perché inconsciamente i ragazzi stessi. Eh, magari dicono siamo talmente forti che magari non rincorro più l'avversario. I particolari che fanno la differenza in questo calcio moderno, ancora di più perché io ho studiato tanto. perché Mi voglio sempre aggiornare. Ho visto che c'è stato un cambiamento di tante cose nel calcio negli ultimi 3, 4, 5 anni. E quindi era fisiologico che quest'anno sarebbe stato più difficile per chiunque. E quindi io sono venuto e credo di averglielo già un po' accennato. Eh, per far sì che con la mia esperienza gli faccio capire i pericoli gli dico state attenti che per provare a rivincere le partite gli altri ci aspettano ancora più con attenzione e noi non bisogna sottovalutare niente e questo penso sia il mio vero compito per provarci da qui alla fine per migliorare quello che stiamo facendo in questo momento Giordano al Corriere dello Sport Ciao Walter, Ciao. ben trovato Ciao, grazie. Eh, che ti ha chiesto De Laurentiis? La Cempio, ma studente. io dico la verità: eh, ora voi, ognuno, poi io ho un rapporto con De Laurentiis. Da quando me ne sono andato c'è stato l'equivoco per un paio d'anni, poi ci siamo risentiti E, e c'è stato un rapporto nel tempo talmente importante e bello. Al di là che io sia ora in questo momento tornato a essere allenatore del Napoli, oppure anche così in amicizia, che credo di, di poter dire ci diamo del tu. Cioè, eh, c'è la stima e reciproca abbiamo chiarito quelle poche cose che c'erano da chiarire mi sembra che c'è un rapporto talmente importante che non è che devo dirlo io cioè chiedetelo poi quando volete a lui e penso che sia il primo a dirlo rapporto, poi non so se vuole chiedermi altro no no ma va bene così Marco Azzi, La Repubblica eccomi qua bentornati innanzitutto eccomi ah, no, perché siete talmente... Allora, uh, volevo chiederti uh, in che condizioni hai trovato psicologicamente e fisicamente la squadra, visto che, al di là delle difficoltà di prendere i campioni d'Italia in corsa, c'è anche un calendario che è subito molto impegnativo. Sono nato per soffrire, ma non chiamato a me perché. No, a parte gli scherzi. Eh, vi... Anch'io, l'ho visto oggi per la prima volta, non è che posso dirvi tanto da un punto di vista. Ho parlato con quelli che... con cui potevo parlare quando sono arrivato. Se non mi sbaglio, i titolari erano 7, 8, non mi ricordo e ho fatto quello che sono Insomma, comunque un po' di esperienza ce l'ho anche nei subentri ho fatto quello che ho sempre fatto e ho pensato e credo che abbiano capito anche quello che gli ho già detto a quei pochi che, con cui ho potuto parlare che, che io sarò qui a vigilare sul, come dire, sul particolare, ecco, mi piace dire così e quindi niente, ora poi... Ci sarà tempo di stare insieme, oltretutto giochiamo ogni tre giorni, staremo sempre in ritiro, parlerò con gli altri, vediamo. piano piano capirò meglio se quello che ho percepito è quello che poi è la realtà del futuro. Insomma. Ciro Trois e Corriere della Sera. Mister, bentornato. Le chiedo quali sono state le sue prime impressioni nel colloquio con Osimen e che in condizioni sta visto che recupera da un infortunio. Ma Osimen ha avuto la sensazione di... Un ragazzo veramente stupendo. Ero in panchina, me lo sono visto arrivare. È stato molto solare. Ho la sensazione, ma poi lo sapete tutti. Ma insomma, anche se non ero qui ha visto in televisione: è un generoso. È eh, uno che, al di là del successo personale, la prima, la prima cosa che gli interessa è vincere con la squadra. Eh, se c'è da correre, fare anche qualcosa in più di, di quello che fa di solito un campione che fa gol, eh, è il primo a farlo. Quindi. Ora sta rientrando, sono contento e niente. Poi ripeto, l'ho visto anche lui poco. Eh? Ora sarò più preciso fra un po' di tempo quando mi farete certe domande. Maurizio Niscita, la Gazzetta dello Sport Ben trovato. Eh, restiamo argomento centravanti perché, nonostante Osimen non è al meglio, comunque ci sono due altre eh, belle alternative di, di qualità. Nella scelta di domani conterà più. Gli allenamenti che hanno fatto insieme oppure il, eh, il tipo di strategia della partita visto che sono due centravanti che hanno un'interpretazione completamente diversa del ruolo. Cioè cosa influirà di più nella, nella scelta? Eh, vedi, quando tu mi fai queste domande, sapete sono rimasto della stessa. Non mi piace dar vantaggio agli avversari qualsiasi sia. Io sono due lo sapete benissimo: Raspadori e Simeone sono, hanno diverse caratteristiche. Raspadori è più tecnico, viene più incontro, manda più gli altri, mentre l'altro è più vicino a Osimè. Lo sapete tutti. Quindi, le mie valutazioni sono, sono, saranno fatte sia per questo, ma anche per altri aspetti. Ad esempio, chi l'ho visto più fresco, domani lo vedrete, però. Come sempre, questo credetemi, voglio avere vantaggi per noi. Quindi, oltretutto, loro sono una grande squadra, giocano a uomo e non voglio che un grande allenatore come Casperini abbia dei vantaggi. Raffaele Orenva, tutto sport. Ciao Walter, piacere ritrovarti. Grazie. Volevo chiederti, seguendo il Napoli di queste prime 16 partite, si è avuto la sensazione di una squadra che non giochi sempre con la stessa intensità? Nel corso delle stesse gare, ora è una questione di appagamento inconscio? È una questione di, di condizione atletica? Quali di questi due motivi? E se tu hai constatato questo, poi una battuta simpatica, eh, come pensi di rispondere a quelli che ti danno l'appellativo di bollito? Bollito? Eh, bollito se è buono, mangio anch'io il bollito. Bollito? <ride> Guardate, sono talmente eh, esperto che non rispondo a queste sciocchezze perché non, non mi interessano. La domanda, quella seria, qual era? <ride> Lo va fatto col bollito: quella sull'intensità della squadra eh. che sembra variare durante le partite. L'intensità della squadra sembra variare, ragazzi. Per dirvi le cose con più certezza, l'ho detto anche a Pondrelli: io è da poco che sono arrivato e c'avevo metà squadra e se ho potuto fare partitine da dieci minuti perché non si poteva io. Prima di tutto, se subentro a un allenatore che comunque ha un curriculum, una carriera, non criticherò mai lui. Quindi, se permetti, non... prima di tutto, in questo momento non sono in grado di dirti i motivi, se mai è come dici te. In più, non, non mi permetterei mai di criticare un allenatore che ha lavorato prima di me. Quindi, deve, dobbiamo aspettare che qualunque cosa veda la serò per me e lavorerò con Pondrelli, eventualmente con la squadra. Auletta, cronache di Napoli. Salve mister, bentornato. Per quanto riguarda il modulo, si ripartirà dal 4 3 oppure più avanti le vorrà insomma, cambiare qualcosina, magari tornare anche alla difesa 3? Che lei. È... Altro che è so pollito. Io credo di essere uno degli allenatori, a come già non lo sanno, più ero considerato e credo tuttora uno che può fare qualsiasi modo e tante volte mi chiamano per fare lezioni agli altri quindi. Poi ho avuto la fortuna di stare un annetto fermo, un anno e mezzo, ho potuto studiare come gli allenatori che si aggiornano in continuazione. Quindi, io credo di saper insegnare qualsiasi modulo. Ora, come ho sempre fatto, quando avrò la conoscenza diretta della squadra, deciderò sia di partita in partita e anche in generale quindi non posso dirgli ora se giocherò sempre in un certo modo è chiaro che una squadra come ho detto prima che ha dato spettacolo in tutta Italia e all'estero di sicuro la prima cosa che penserò di fare è farla giocare come era abituata a giocare poi è andato via anche qualche giocatore che c'era l'anno scorso pochissimi e Quando poi sarò padrone della situazione, sarà più preciso e lo vedrete di partita in partita quale modo lo farò e quale accorgimenti prenderò. Silver Mele, Canale 8. Eccoci qui, ciao, mister, ciao. bentornato. Sì, eh, intanto, questo ritorno a casa, se permetti. Ti riconsegna un dato che sei l'allenatore più longevo della gestione della Laurentiis, quindi avrai sicuramente maturato le tue sensazioni. Ma ti porto anche sulla partita di domani, perché Gasperini dice per noi: è sempre il Napoli un test di riferimento, e non ti fai mancare niente perché in 17 giorni praticamente le metti tutte in fila, le più forti d'Italia, e poi la Champions con il pass, speriamo, per, per gli ottavi. Sì, guardate, tanto ormai è inutile, sono esperto. Se voi vi ricordate, ora non, non per non rispondere direttamente, perché si sa tutti che sono partite importanti, difficili, un momento nostro delicato e basta. Io, però, mi sono trovato sempre bene quando ho fatto, mi sono buttato nella causa senza pensare alle conseguenze. Quando venni da voi, ero l'allenatore la, del momento, potevo andare da dove volevo, quasi, insomma. Quando mi chiamò De Laurentis eh, sono venuto. Se voi vi ricordavate, in base al valore di quel tempo della squadra, avevo delle partite proibitive. A parte il Bologna in casa, che poi vincemmo all'ultimo secondo, c'era Firenze che non vinceva il Napoli da 21 anni, c'era il Milan che poi si andava con la Juventus, che era 22 anni che ci hanno fatto anche un libro. Quindi se io mi fossi prosto il problema a quei tempi non sarei venuto a Napoli. Dicevo, aspetti, Presidente, vengo fra un po'. E ora mi sembra una situazione in base alla forza e all'evoluzione di questo grande club eh, più o meno simile, no? Quindi, se è andata bene quella volta, bisogna essere positivi e si spera che vada bene anche questo. Marotta, il mattino. Mister, buonasera. buonasera. Eh, ho notato che ha fatto molto spesso riferimento alla, alla storia, 23 anni che fa l'allenatore, 23 anni la Coppa Italia che il Napoli non vinceva, gli obiettivi... A fine stagione, se le posti, gli ha accesi della Juventus la vetta della classifica è così distante. Il Napoli può ambire. No, no, allo scudetto. Quando tu entri in un momento così delicato, non puoi pensare a dare degli obiettivi. Chi conosce Mazzarri sa benissimo che la prossima partita è quella da fare alla morte, migliorare la squadra, creare sempre più entusiasmo, cercare di lottare per 90 minuti e alla fine tireremo le somme. Io. Penso così, oltretutto sapete che calendario c'è, in questo momento bisogna pensare solo a risolvere gli eventuali problemi che ci sono nella squadra rispetto all'anno scorso. Ecco, questa è la cosa più importante. E la prima verifica sarà proprio domani, perché è una delle partite più difficili. Loro fanno un tipo di calcio che non, per nessuno è facile affrontare l'Atalanta, perché ti vengono a marcare a uomo, a tutto campo, sono fisici. Quindi già il primo test. Poi, per me è come una raccolta dati. Dopo l'Atalanta sarò più cosciente ancora di, di come ho palpato questa squadra. Io la vedevo in televisione, non, non ve lo scordate, se non l'alleni le, le squadre non puoi avere la vera percezione del valore, de, anche del singolo giocatore, del ruolo, delle sfaccettature che solo gli allenatori che allenano possono vedere. Titti in prota, canale 21. Eccoci qua, bentornato. Eh, ho capito il suo ragionamento, però le vorrei dire che alcuni giocatori prima che lei arrivasse avevano, erano tornati a parlare di Scudetto. Nella testa di questi ragazzi è ancora possibile o impossibile, nonostante la distanza in questo momento dalla vetta, pensare allo Scudetto? Guardi, vi faccio una semplice risposta. Se non si, si comincia a rivincere Cosa pensa lo Scudetto? Pensiamo a vincere, cioè, l'ultima è stata persa e, so, e siamo in questo momento a 10 punti dalla vetta. Che senso ha parlare, a dire a voi, fare proclami? Cominciamo a vincere le partite. Ora c'è l'Atalanta, una delle squadre più forti, più difficile, domani è un test. Pensa, poi da, di volta in volta si penserà a guardare in avanti, ma ora pensiamo a rivincere e a non perdere in casa oppure anche fuori. Ecco. Questa è la risposta, penso, semplice. Miranda Radio Kishkiss Mister, sono qui Bentornato. Innanzitutto, Grazie. nella sua passata esperienza a Napoli, trasformò Cavani in una vera e propria macchina da gol. Adesso la macchina da gol lei ce l'ha già a disposizione: è Victor Osimen. Se vedete delle somiglianze tra i due, più che a livello tattico, perché comunque ha avuto pochi giorni per, per valutarlo. Anche a livello caratteriale, quella voglia di vincere, quella voglia di segnare. Oh no, Vista da fuori, dico la verità: sembrano davvero simili è proprio oggettivamente visibile questo perché ho visto il ragazzo in televisione, ora ci ho parlato due minuti, cioè non è che posso sapere, qua. ora man mano che l'allenerò, mi rendono ancora meglio di tutto, però a vederlo fuori anche Cavani quando oltretutto aveva un feeling con l'allenatore, vedete le squadre devono avere un feeling con l'allenatore, per dare anche qualcosa di più di quello che è il ruolo, perché quando tu hai un rapporto con all l'allenatore, gli vuoi bene, lo stimi, corri anche per lui, perché a volte sembra, ma è così, mi creda, ormai ne ho passate tante, è proprio così, l'ho costata, e vedevi che Cavani quando con me aveva un rapporto, l'avevo voluto, l'avevo allenato, l'avevo migliorato, si diceva oh di corri e rientra per la squadra, siamo in difficoltà e lui rientrava. E Osimenda la stessa sensazione. È chiaro che non sono io a dirglielo perché qualcuno gliel'ha già detto e lui lo sente. Hanno lo stesso tipologia di gioco, in eh, questo momento. Questo è vero. Da qui Petino Ussi. Ben trovato Mazzarri anche da parte dell'Ussi, la stampa sportiva italiana. I saluti del presidente nazionale Coppola che adesso è fuori Italia Un ma saluto saluto. che potrà salutarlo. Allora, ehm, lei ha parlato di feeling. Questa squadra tra i feeling che ha perso è quello con lo Stadio Maradona. Paradossalmente ha avuto delle enormi difficoltà in casa. Se lei pensa a ristabilire questo feeling, se pensa anche al suo esordio, poi, se possibile, quando ha visto la maglia azzurra con lo scudetto, su lei che cosa ha pensato? Guardi, l'ho detto, parto dalla fine. Io ormai, voi mi conoscete, io sono uno che le sviolinate non riesco a farle, forse è anche un mio difetto, no? perché in questo mondo tanti sono molto più bravi di me a. Io Napoli per me è casa mia, l'altro giorno gli, gli dico un aneddoto, tanto me è venuto il Presidente dentro il mio spogliatoio, penso di averlo visto io e pochi altri, mi ha fatto vedere uno spezzone del film che uscirà, mi venivano ancora i brividi a vederlo, eppure io non ero l'artificio, no? la stessa sensazione la provai quando vincemmo la Coppa Italia, noi che torniamo da Roma eccetera eccetera, mentre vedevo il film se ne accorto anche, c'erano altri due o tre della società, che mi venivano i brividi, mi veniva la pelle d'oca. Quindi, che devo dire più di così? Non, non, non ho parole, sono entusiasta di essere qua. Sapete perché andavi a quel momento e poi ve l'ho detto. Ma da quel momento fino ad ora, per dire in Toscana, i napoletani che ho incontrato sono, hanno sempre dimostrato affetto verso di me. e Si ricordano ancora il mio Napoli, quindi, mh, poi non ricordo che mi vorrà chiedere. San Paolo. Ecco, qui lo sa, io sono andato via, si è fatto, avevamo fatto tanto, eh, perché siamo a quei tempi arrivare ai secondi e partire dove la trovai io la squadra, credo che questo è un merito che mi prendo, che il Napoli attuale, la grande scalata che ha fatto la società di Laurenti e tutti quelli che lavorano per lui è partita da me, perché con Cavani si valorizzò quindi, e loro sono stati bravi a migliorare sempre ogni anno. E in Maradona io ho sempre avuto un bel feeling, è chiaro che è uno stadio importante, eh, qui è una piazza grande, qui c'è stato Maradona, neanche... e quindi vede, quando poi arrivano risultati belli e eclatanti c'è anche il contrappasso, perché poi quando giochi male o quando fai un po' meno sei criticato, ma fa parte del gioco di una grande piazza, il Napoli è una grande piazza e ti dico la verità. Da quando c'è il presidente, da quando c'è questa società è ritornata ai fasti perché è rispettata in tutta Europa. Quindi eh, è una soddisfazione, ma al tempo stesso sappiamo tutti che allenare il Napoli è una grande responsabilità in questo momento. Ultime due, Napoli Magazine, Petro Azzolo. Eccomi, eccomi ben ritrovato. Ciao. Grazie. Dove eravamo rimasti da dieci anni? Eh, la curiosità che ti chiedo, i tre tenori, no? Quindi torniamo un attimo indietro. Ha detto di Osimen con Cavani, Amsic. Magari potrebbe essere Zielischi, Kvara, il tuo pocio. cioè come raffronti? Oppure pensi di cambiare qualcosa? Perché si è detto prima del modulo, ma non avresti problemi nemmeno a passare altri 4-3 come faceva Spalletti? Piuttosto che altri 6 Ora, vi voglio dire una cosa semplice, perché non voglio far maestro, per, perché mi porta questo è il mio mestiere. Se voi pensate. Anche alla regina, quando ho fatto le cose migliori, eccetera. Tre, quando attaccavamo, eravamo 3-4-3. L'ha detto lei: c'era il tenore, anzi, che fase difensiva si abbassava un po'. Ma quando attaccavamo era la mezza punta di destra, la vezia a sinistra, Cavani, quattro centrocampisti e tre difensori. No? Se voi pensate il 4-3-3, perché vi dico da sempre il mio modulo preferito, c'è tanti movimenti, mi piace. Se voi prendete un centrale delle, delle mie ex squadre, se voi vi ricordavate ogni tanto levavo quando non vincevamo, levavo un difensore, mettevo Berami davanti alle fece e facevo sempre il 4-3-3 per vincere nel finale perché bastava levare un centrale e mettere Berami un pochino più basso che poteva essere un centrale davanti alla difesa come è lo botca ora. Se voi prendete un centrale lo alzate di 10 metri, è lo stesso modulo, gli stessi movimenti dei tre quartisti, quindi quando vi dicevo il 4-3-3, la difesa a 4 per me andrebbe bene, è chiaro che un allenatore come me che ha sempre cercato di fare risultati, che poi alla fine si chiacchiera proprio bisogna fare risultati, e se avevo dei giocatori che, che ne so, non erano veloci dovevo fare in modo di avere una protezione sulla profondità e quindi andavano in anticipo in due e mi conveniva stare a tre. Però poi quando c'è stata la possibilità, e l'ho fatto anche, anche qui diverse volte, non vincevamo, eravamo diventati una squadra di vertice, il secondo tempo levavo un centrale, che ne so, Gamberini non mi viene in mente, e Berami stava un po' più basso e facevamo il 4-3-3 mettendo un attaccante in più, qualcun altro. Non è, non è mai stato un problema questo. Ultima, Claudio Russo, Calcio Napoli 24. <ride> Eccomi, bentornato. Due eh, velocissime, eh, ha fatto il paragone, eh, le, le similitudini tra Cavagno e Simen. Se rivede le stesse similitudini tra Quarant e Lavezzi, la seconda, ma in corso, dieci anni fa, quando ha lasciato Napoli, sperava di tornarci un giorno, di avere qualcosa ancora da eh, completare dopo aver fatto Ragazzi, già tanto. Grazie. Questa è una domanda che, che mi sono fatta anch'io quando decisi che era finito il mio ciclo. Secondo me, quando arrivi il secondo. E finora, mi ricordo, venivamo da, una, da una, una partita di Champions e perdiamo una partita nefasta a Chievo e la Juventus vinse all'ultimo minuto, del Catania andò a sei punti. Io dentro di me ho detto, è difficile se non facciamo in quel momento un salto di qualità sugli acquisti, sui giocatori già fatti, è, è, è difficile. Poi mi conoscono la maggior parte della Rosa, e quattro anni che l'alleno, è normale che dopo un po' ti prendano le misure e stimolarli, l'avete visto quest'anno già. Vittoria dello scudetto. Manca un giocatore o due. Sono andati via. È stato difficile iniziare un anno nuovo, qua. No? Si è visto già. Io ero il quarto anno, e poteva essere il quinto, e dovevo arrivare sicuramente più del secondo posto. Questa era la domanda da fare che mi sono fatto in quel momento. E ho pensato che non sarebbe stato facile in quel periodo storico. Okay? Questo è un po' il discorso, Ekvara. Cavara, ecco, ora, mh, non è facile allora, se un discorso di carattere Cavani Cosimè Ho capito, stavo dicendo... Sei un interprete bravo, di è, è diverso, se lei mi chiede la posizione è uguale. Caratteristiche diverse a distanza di anni è diverso perché la Vezzi le faccio un esempio: i due centravanti si muovevano là davanti ogni tanto uno faceva la corsa. Non è facile spiegare la Vezzi era uno che non rientrava come, come fa Kvara quindi non può essere paragonato: è un calcio diverso, un modulo diverso. Io, io lo tenevo sempre alto perché era uno che doveva stare alto perché non, non aveva voglia di rientrare, ma non aveva, no, non aveva. No, non aveva il fiato, se ve lo dico in parole povere, no, la, le qualità organiche per fare tutta la faccia, se lui lo faceva rientrare scoppiava, a quei tempi era diverso tutto, ecco perché se mi chiedete un discorso fra giocatore e giocatore sono diversi. Come ruolo per quando si attacca, come le vedete voi, sono simili perché saltano tutte e due l'uomo, la palla gliela dai e ne saltano anche tre, hanno il controllo di palla, eh, capito? Che le volevo dire. Ecco perché ci ho pensato con, i, con Cavani e Osimè: era molto più facile fare il paragone. Grazie a tutti, grazie, arrivederci e grazie. grazie.